Si chiama Mario Logli, Custode della Bellezza, la prima mostra del 2024 di Pesaro, capitale della cultura. Una mostra monografica inaugurata oggi ai Musei Civici in quello che è anche il primo tributo alla produzione artistica di Logli dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2020. Figura legata a Pesaro e a Urbino e protagonista della scena artistica del Novecento e di inizio XXI secolo, Logli sarà in mostra a Pesaro attraverso una chiave di lettura perfettamente in linea al claim La natura della cultura. La mostra è visitabile fino al 7 aprile ed è stata inaugurata oggi alla presenza della vedova Logli e delle figlie Marcella e Laura. Papà era legatissimo, ovviamente, lo dimostrano tutte le sue opere al territorio marchigiano, soprattutto a Urbino, ma in seguito anche Pesaro, sua città d'elezione, dove passava metà della sua vita, perché metà stava a Milano e metà a Pesaro. Quindi la scelta di omaggiare con la sua mostra monografica le celebrazioni di Pesaro Capitale è, credo, perfetta per quello che ha rappresentato anche nella sua amore verso il mare, nel suo amore verso gli amici, nel suo amore verso il gioco e sempre nel rappresentare il territorio con questa attenzione alla bellezza, alla cultura, alla storia, dove ogni elemento delle Marche, di Urbino e di Pesaro ci riportano all'attenzione quanto sia importante custodirla, questa bellezza, come è il nome della mostra. Siamo molto soddisfatti anche perché davvero c'è una straordinaria armonia fra la mostra, i temi di Logli e anche come sono stati selezionati e il grande progetto di Pesaro Capitale della Cultura, la natura della cultura e quindi come la tutela, la salvezza, l'amore, la conoscenza del patrimonio artistico e culturale è imprescindibile da quella della tutela dell'ambiente. Patrimonio culturale e patrimonio ambientale emergono come temi di straordinaria poetica riflessione in questa mostra che illustra alcune delle opere anche più nuove di Mario Logli e che la famiglia ci ha concesso di trovare, di riscoprire nelle memorie della sua casa. Penso che Milano abbia anche involontariamente fornito tutta una serie di spunti, riflessioni legate appunto all'ambiente, alla città frenetica, al futuro che avanza, agli enormi stimoli che ovviamente una città come Milano può proporre. Se lo si arricchisce con le proprie radici, con la propria infanzia, con ciò che si porta nel cuore, con i luoghi che rimangono quelli identitari proprio per l'origine, perché rimangono legati forse alla fase più bella della propria vita, quindi ciascuno un po' si immagina e rimane collegato a una fase della propria vita che è quella che ci identifica, sicuramente ne è uscito il meglio. La mostra è strutturata in tre sezioni, dedicate rispettivamente al ricordo, al gioco, all'infanzia, la prima, la seconda ai grandi invasori, quindi alla battaglia condotta da Mario Logli in difesa dell'ambiente e della bellezza del territorio. L'ultima sezione invece è dedicata alla bellezza del patrimonio culturale che per Logli è argomento fondamentale, raccontato attraverso le sue isole volanti. Ispirate dal dialogo con Carlo Bo, con Paolo Volponi e con Mario Giacomelli, un'amicizia questa che abbiamo avuto modo di restituire attraverso tante carte inedite custodite dalla famiglia.